Tribune del BFMB Stadion di Dortmund, molti tifosi domani saranno molto probabilmente senza voce. Piero Gibardo pronto a raccontarvi le emozioni del match, con me come sempre per il commento tecnico c'è Lele Adani. È il loro primo impegno in questo campionato europeo, in palio ci sono tre punti importanti per la classifica e per il morale. Scendono in campo Albania e Spagna. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Questa è la formazione iniziale dell'Albania. Ultime stagioni un po' sottotono per la Spagna, che lungamente ha dominato in Europa e nel mondo tra la fine del primo decennio degli anni 2000 e l'inizio del secondo. Due europei di fila per le Furie Rosse 2008-2012 e in mezzo la perla del primo titolo mondiale vinto in Sudafrica in finale con l'Olanda. Sicuramente la generazione d'oro del calcio spagnolo. Spagna che si schiera così dall'inizio. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Aslani. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Dani Olmo. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Primo giallo del match dopo pochi minuti. Ha fatto capire che non tollererà il gioco duro. Questa ammonizione è anche un invito ai giocatori a darsi una calmata. Tempo. Un traversone calibrato al millimetro, doveva solo metterci la testa. Nulla da fare per il portiere qui. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Asani. Aslani. Ha diverse soluzioni, occhio. Ottimo recupero del pallone. Palla che esce, sarà fallo laterale. Ramadani. Bayrami. Non è solo.
hanno spazio per andare in contropiede. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Si esaurisce qui il contropiede. Buono il movimento, palla al piede. È in buona posizione. Si accentra. Parata straordinaria, come un gol. Palla in area di rigore, la spazza via. Bairami, Asani, Hisai, Aslani. Sfuma l'occasione. C'è spazio per il contropiede. Sprecano la possibile ripartenza. Hisai cerca il secondo palo, risolve una situazione complessa. Ferran Torres appoggia su Dani Olmo. Dani Olmo. Intercetta bene il passaggio. Ci sarà solo un minuto di recupero. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Comincia la ripresa con la Spagna che è avanti di una rete. Può andare in porta e c'è il gol, è la sua giornata, doppietta per lui. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Aveva solo il portiere da battere, non ha rischiato la giocata di fino, ha preferito optare per la soluzione di forza. Ha preso la mira e l'ha messa dentro. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Jim City. Aslani. Ramadan prova ad affacciarsi davanti, azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Dani Olmo Joselu Mikel Merino. Ecco Dani Olmo. Ha spazio per andare. Pallone che finisce nettamente sopra la traversa. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Fa su il pallone, fa ripartire l'azione.
Oyarzabal. Tocco per Ferran Torres. Non si fa sorprendere. Ci sarà dunque una sostituzione? La calcia in profondità. È intervenuta alla grande su questo tiro e ha salvato la porta. Palla in fallo laterale. Taglia nel mezzo. Prova. Buono l'intervento del portiere. Si preparano al cambio. Pedri. Tocco per la porta. Oyarzabal. Palla gol per Oyarzabal. Si salva qui il portiere. Gara che sembra ormai andata, perduta, sembrano non crederci forse più nemmeno loro. Effettivamente il risultato non è lusinghiero. La loro manovra è troppo lenta, palla buona, non può sprecarla. Stavano già per festeggiare, ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata, Lele! Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. L'arbitro interrompe il gioco, punisce il fallo precedente dopo che il vantaggio non si è concretizzato. C'è il cambio tra gli spagnoli. Saranno 180 secondi da recuperare. La porta. Chiamato in causa Oyarzabal. Finisce qui. Vittoria dunque per la Roca. Il tecnico può essere soddisfatto per la prova della sua squadra, una prestazione che va al di là del punteggio finale, perché hanno comandato il gioco per larghi tratti del match e hanno concesso davvero poco alla squadra rivale. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.